Professor De Michelis, questa sera ha illustrato i problemi e la crisi in cui si trova l'Italia. Quali sono i suoi suggerimenti per poterne uscire? Io credo che se ne possa uscire solo con la politica, e naturalmente la politica deve essere l'unica forma possibile di politica adeguata alla situazione, e cioè una grande coalizione. Solo con una grande coalizione si potrà trovare la forza per riuscire a realizzare quelle riforme urgenti che in qualche maniera sono la premessa per riuscire in qualche maniera a uscire da questa crisi. Ecco, si è parlato di Europa unita, ma all'inizio si parlava anche di un'Europa federata, cioè una federazione europea come vista? No, sicuramente l'Europa unita vuol dire un'Europa federale, che dovrà essere realizzata al più presto, perché altrimenti l'euro non potrà reggere. Dottor Laurenzano, questa sera si è parlato di crisi. Come si è sviluppata il discorso alla sede del Lucid? Sì, abbiamo ripreso un po' le conclusioni del recente Consiglio europeo di Bruxelles, laddove è stata tracciata la roadmap per uscire dalla crisi. Una crisi sicuramente che parte da lontano dal trattato di Maastricht e che prevedeva una moneta unica senza un governo politico. A Bruxelles fortunatamente c'è stato un ravvedimento, anche se dal mio punto di vista di europeista di vecchia data, un po' tardivo. È stata tracciata una roadmap in cui sono state individuate tre punti, tre pilastri basilari. L'unione politica, l'unione bancaria, l'unione fiscale. Il comune denominatore di questo discorso è sicuramente la cessione di sovranità da parte di tutti gli stati per poter arrivare a una reale integrazione politica del vecchio continente. Ecco, questi però sono intenti dei politici e dei dirigenti così, ma gli abitanti, gli europei, sono contenti di cedere la loro sovranità? È una domanda abbastanza intelligente e abbastanza pertinente. Il problema, il tabù, infatti l'ho esposto nel mio intervento iniziale, il tabù è proprio questo discorso qui, cioè la cessione di sovranità. Ho riferito prima che i tatticismi di Berlino, in particolare della cancelliera Angela Merkel, portano proprio a questa conclusione. Ok, più sovranità, quindi più cessione di sovranità, però la Merkel cosa chiede? Più responsabilità, ossia un governo sovranazionale che possa garantire l'effettivo rigore della spesa pubblica e l'effettivo controllo della spesa pubblica, altrimenti giustamente restano tutte parole e dichiarazioni di intenti. Professor Carnevali, stasera lei ha invitato le aziende italiane ad aprirsi di più, a internazionalizzarsi. È così, lo facciamo da tanti anni, è il consiglio migliore che si può dare oggi a un imprenditore per evitare di venire travolto dalla crisi di un'economia nazionale che fa molta fatica a risollevarsi. L'impresa non deve avere confini, deve giurare fedeltà ai suoi clienti dovunque si trovino e ai suoi dipendenti dovunque si trovano oggi o si troveranno domani. E questo è il miglior consiglio che possiamo dare agli imprenditori, di liberarsi da una falsa lealtà verso la nazione, che in questo momento francamente non se la merita questa lealtà, e gli imprenditori tornino a fare il loro mestiere, che è essere prima di tutto leali ai propri clienti e ai propri dipendenti. Ecco, però la crisi non c'è soltanto per l'Italia, c'è anche per gli altri paesi europei. È molto differenziato a livello di crisi, la Germania sta crescendo bene, l'Inghilterra si sta riprendendo e comunque nessuno ha detto che un'impresa deve limitarsi all'Europa. I cosiddetti BRICS stanno andando benissimo, crescono a tassi elevatissimi e ci sono molte imprese italiane che producono e vendono in Cina, in Brasile, in Russia. Bisogna imitare queste imprese che si sono scelte il mondo come mercato di riferimento, anche perché le imprese italiane nella gran parte sono eccellenti in piccolissime specializzazioni, il cui mercato ottimo è il mondo, niente di meno. Professor De Michelis prima aveva indicato tre settori in cui si doveva sviluppare diciamo così, l'Italia. D'accordo su questi tre settori, turismo, le altre tre che ho detto? Sì, lui ha parlato di turismo, logistica e creatività, sono completamente d'accordo, il turismo è già oggi la prima quota del PIL italiano e non può che crescere, certamente ha bisogno di un modello organizzativo molto diverso, noi abbiamo un modello di turismo troppo frammentato, provinciale, cittadino, abbiamo bisogno di un modello turistico sistemico.
però i segnali ci sono, se non lo faranno gli italiani lo faranno le aziende straniere in Italia. Aggiungo due settori di fondamentale importanza: l'agricoltura, il cibo italiano ha uno straordinario appeal nel mondo, e poi il sempreverde, che è moda e design, che ancora oggi sta andando bene. Ricordo che la moda e il design italiano crescono nonostante la crisi di oltre il 10% all'anno, ma lo sta facendo anche il food. Il food, al quale dedichiamo l'Expo 2015 a Milano, è l'area di maggiore potenzialità. Anche qua però ha bisogno di un'agricoltura molto più organizzata e molto più razionale di quella che abbiamo oggi. Presidente Fumagalli, ospiti illustri questa sera alla sede del Lucid sul tema della crisi. Come è stata affrontata questa sera, appunto? Ma avevamo il professor De Michelis, che secondo me è uno dei più lucidi pensatori. Non tanto perché ha un pensiero straordinariamente originale, ma quanto che riesce a dare solidità incredibile dovuta all'esperienza incredibile che ha avuto. Il professor De Michelis ha firmato Maastricht, ha vissuto tutti i dettagli di quella che è l'Unione Europea e ci ha detto delle cose veramente fantastiche. La sua prospettiva riguardo alla crisi è una prospettiva purtroppo che non prevede delle facili soluzioni, che non prevede bacchette magiche. Saremo italiani da soli in Europa e nessuno ci darà una mano. Lui semplicemente dice: troviamo un sistema, troviamo una classe politica che possa portarci fuori dai due o tre problemi grossi che abbiamo e che possa far ripartire le grandi opportunità che abbiamo davanti e ce le faccia cogliere in maniera decisa. Ancora una volta si fa riferimento alla classe politica, una classe politica che ha mostrato molte lacune. Beh, la classe politica, l'abbiamo sentito anche da qualche intervento stasera, è una classe un po' delegittimata a questo momento, come lo fu ai tempi di De Michelis, quando De Michelis lasciò la scena politica. In entrambi i casi grandi capovolgimenti, grandi stravolgimenti, che lasciano però il paese senza la guida, e senza la guida non si va da nessuna parte. Quindi salvare l'euro comunque è una scelta irreversibile, è un punto di non ritorno. Nessuno oggi, dal mio punto di vista, soprattutto confortato da persone molto più elevate culturalmente, economicamente e soprattutto in questo campo rispetto alla mia modesta persona, molte persone sostengono che l'euro va difeso, va salvato, perché la stessa Germania, la grande Germania, non può dimenticarsi che oggi come oggi il suo 60% del suo fatturato interno lo esporta nell'Unione Europea, laddove comunque continua a detenere circa 6.000 miliardi di asset esteri. Quindi è un gioco che comunque non conviene nemmeno alla Germania. Quindi la fine dell'euro avrebbe delle conseguenze catastrofiche. L'Italia si ritroverebbe sicuramente come una zattera alla deriva nel Mediterraneo. Quindi dobbiamo salvare questo euro, sicuramente recuperare credibilità e soprattutto cercare di prevenire quelli che possono essere i rischi di una caduta di coesione sociale rischiosa, potenziale, e soprattutto anche i rischi di una caduta della democrazia. Qual euro, e mi avvio alla conclusione, quale euro vogliamo per il futuro? L'euro e l'Europa solidale dei primi anni, e quindi quell'Europa che è sembrata veramente costruita sui lutti e sui morti della seconda guerra mondiale, oppure un'Europa ancora germanizzata, un'Europa che comunque parla ancora con l'egoismo di alcuni paesi. Anche qui Schmidt, cancelliere Schmidt, una sua dichiarazione che ritengo illuminante. La grande Germania, ha dichiarato appunto Schmidt, sta perdendo il senso della storia, sta perdendo il ricordo del suo riscatto europeo e della solidarietà con i partner. Quindi se non si cambia, indubbiamente ci sarà il collasso politico-economico dell'intero vecchio continente. E allora, quale può essere il messaggio che mi sento di lanciare questa sera a voi cari amici e soprattutto all'onorevole De Michelis per riprendere questo discorso? Dobbiamo credere in questo progetto, dobbiamo recuperare una forte coscienza europea con lo spirito originale, credere che vogliamo davvero un'Europa unita, un'Europa di pace, un'Europa di benessere da consegnare alle future generazioni, nel solco della millenaria civiltà europea. Domando di fondo, e lascio davvero la parola, mi è stata una domanda. Ma la classe, che giro sicuramente l'onorevole De Michelis, ma la classe politica europea sarà
in grado, sarà degna del passato, sarà capace di poter trasmettere questo grande patrimonio di cultura a chi verrà dopo di noi e soprattutto saprà portare a compimento il sogno, sembrava utopia, dei padri fondatori di Schumann, Adenauer e De Gasperi. Con questa domanda, ringraziandovi per l'attenzione che mi avete riservato, cedo con piacere la parola all'onorevole De Michelis. Due parole per spiegare perché siamo arrivati a questa crisi, a questo cambiamento. Perché il mondo ha cambiato configurazione? Il mondo ha cambiato configurazione per tre ragioni. La prima è la demografia. La demografia è cambiata drammaticamente nel corso di questi anni e naturalmente questi squilibri demografici hanno giocato a sfavore di quelli che erano una volta i paesi più ricchi del mondo. Noi siamo dei paesi vecchi, il nostro dividendo demografico è negativo, il dividendo demografico di tutti i paesi cosiddetti in via di sviluppo, che ormai si chiamano emerging economies, che ormai sono economie iperemerse, hanno dividendi demografici positivi. La seconda ragione è la tecnologia, forse anche qui non ce ne siamo resi conto, ma quando io facevo il ministro degli esteri, smettevo di fare il ministro degli esteri, quindi non 100 anni fa, ma nel luglio del 1992, non c'era la telefonia cellulare, non c'era la televisione satellitare, non c'era internet soprattutto, non c'era il web 2 o il web 3, tutto questo è venuto dopo e naturalmente questo ha modificato drammaticamente, come si può dire, le condizioni e il contesto. E la terza cosa, che è legata alla seconda, che nel corso di questi 20 anni, come si può dire, l'educazione, soprattutto delle giovani generazioni, è aumentata enormemente. Quindi il numero di soggetti in grado di usare di queste nuove tecnologie è aumentato enormemente. E naturalmente con delle conseguenze anche, come si può dire, che abbiamo visto per esempio quando siamo stati presi di sorpresa dalle cosiddette primavere arabe e naturalmente da questo punto di vista il combinato disposto di questi tre fattori ha sconvolto rapidamente nel corso di un periodo di tempo mai così breve nella storia quella che io chiamo la configurazione del mondo. La configurazione del mondo ha portato alla crisi, la configurazione del mondo senza un'adeguata governance in questo mondo diventato ormai irreversibilmente multipolare e naturalmente questo ha comportato il fatto che per un attimo gli Stati Uniti si sono illusi di poter pensare di organizzare il mondo attraverso uno schema unipolare, cioè senza rendersi conto che il mondo di oggi, il mondo di 6,9 miliardi di umani, il mondo di 70-80 trilioni di dollari di GNP ogni anno, è semplicemente troppo pesante per quello che pure rimane il paese più importante e più militarmente più e tecnologicamente più avanzato del mondo, però è semplicemente troppo per loro e quindi noi non abbiamo costruito una, gli Stati Uniti si sono illusi sia con Clinton che con Bush di mettere in piedi una governance unipolare del mondo, le cosiddette coalition of the willing. Noi decidiamo in che direzione andare, chi ci vuole ci sta e ci segue, noi l'accettiamo, e però se per caso qualcuno si oppone facciamo lo stesso, andiamo avanti lo stesso. E naturalmente da questo punto di vista qui il mondo è esploso per varie ragioni, è esploso per all'inizio negli Stati Uniti d'America e guarda caso è esploso ed è la prima volta che una crisi esplode nel cuore del sistema, non alla periferia del sistema. Le crisi precedenti erano in Messico, erano in Russia, erano nei paesi
via di sviluppo dell'Asia, i Thailandia, eccetera, eccetera. Questa volta qui la crisi è esplosa negli Stati Uniti d'America. È esplosa negli Stati Uniti d'America e subito dopo è esplosa in Europa. È esplosa in Europa, negli Stati Uniti d'America è esplosa con i cosiddetti mutui subprime, nell'Europa è esplosa con il debito pubblico che non reggeva più, perché naturalmente quello che i cinesi erano disposti a fare per gli americani non erano disposti a fare per gli europei e così via, e naturalmente nel corso degli anni, come si vede confrontando la situazione giapponese a quella italiana, mentre 20 anni fa, quando già avevamo un debito pubblico molto elevato, il grosso di questo debito pubblico era sottoscritto da italiani e quindi serviva, era un modo distorto, squilibrato, che non poteva reggere molto, di contribuire a completare il reddito degli italiani. Nel corso di questi 20 anni, adesso mi pare che il debito pubblico in mani straniere è del 40 o 42 o 43%. Ecco. E naturalmente questo ci mette nelle condizioni in cui era il famoso Messico del 1981-82, quando fu la prima crisi. Ecco, da questo punto di vista qui siamo, e naturalmente il problema è vedere come se ne esce. Parlo per un attimo di quello che è successo pochi giorni fa. Vi leggo solo un titolo di un giornale, Financial Times, che credo dica la verità, dice che è di oggi: il vincitore reale a Bruxelles è stata la Merkel, non Monti. È riassunto, lo legge e lo va a prenderlo, perché naturalmente va benissimo che Monti sia riuscito a apparire, come si può dire, come vincitore, che è riuscito a allontanare il rischio che già oggi i mercati travolgessero il debito pubblico italiano e così via. Però il problema, come dicevi tu giustamente, dovremo vedere come si scriveranno il documento il 9 luglio, perché le condizioni con cui verranno definite la possibilità del ricorso al cosiddetto meccanismo di stabilità monetaria europea dipenderanno molto. E io ho paura, perché sento già, ho letto delle cose di questo tipo, ho paura che la Merkel abbia mollato, diciamo, dal punto di vista dell'apparenza, della facciata, ma ritenga di mantenere. E naturalmente, perché il punto vero è ancora quello della crescita, cioè il punto vero non è il debito, come tratti il debito e così via. Se per quello noi avremmo dovuto occuparci da soli del nostro debito, perché tra l'altro, come tutti noi sappiamo, l'Italia è uno dei paesi più ricchi del mondo. Le famiglie sono molto più, le famiglie e le imprese, ma soprattutto le famiglie, sono molto più ricche dello Stato, diciamo così. E naturalmente una delle ragioni di questo squilibrio tra la ricchezza dello Stato o la povertà dello Stato e la ricchezza delle famiglie è il fatto che buona parte, già dai tempi nostri, degli italiani hanno imparato a non pagare le tasse. Hanno imparato a non pagare le tasse e non credo che ci sia il modo di invertire questa cosa qui. E naturalmente, soprattutto in una situazione in cui il mondo è globale, il denaro può spostarsi tranquillamente, e tra l'altro noi dobbiamo ritenere che si possa spostare. Non dobbiamo, come si può dire, rendere difficile il fatto che il denaro possa spostarsi, perché se facessimo questo è una forma di protezionismo la peggiore di tutte. Quindi da questo punto di vista il punto è che noi dovremmo fare un ragionamento, e qui chiudo,
su quelli che io chiamo i cosiddetti fattori competitivi oggettivi, cioè i vantaggi che ogni situazione che cambia ti crea dei problemi e ti dà delle opportunità. Tu devi cercare di fare la damage limitation sui fattori negativi e cercare di metterti in testa e di concentrarti sui fattori che ti danno dei vantaggi. Allora, faccio tre esempi solo di fattori che danno dei vantaggi. Allora, nel corso dei prossimi 20 anni, o 30 anni o 40 anni, la principale attività economica del mondo sarà il turismo. Il turismo in tutte le sue attività. Proprio di dimensione. E da questo punto di vista noi dovremmo essere i primi o i secondi. Noi siamo scesi, eravamo già secondi o terzi quando io facevo il ministro 20 anni fa, adesso siamo scesi al settimo o all'ottavo posto. Se solo recuperassimo il secondo posto, noi recupereremmo più di un punto di PIL. Naturalmente è vero anche l'opposto. Voi aprite i giornali di questi giorni e leggete la situazione di crisi dell'Alitalia e l'Alitalia è diventata la metafora negativa dell'Italia. È difficile pensare di sfruttare un punto su cui hai un vantaggio oggettivo se non hai il vettore aereo. Addirittura siamo riusciti a distruggerlo, siamo riusciti in parte a venderlo all'Air France, che ovviamente, ammesso che si salvi anche lei, perché anche l'Air France non sta in buone acque, naturalmente porterà prima i turisti in Francia e dopo in Italia, e non c'è stato, come si può dire, un minimo di strategia per sfruttare questo punto di vantaggio. Il secondo punto di vantaggio che ci dà la situazione come è cambiata è la logistica. La logistica, tra l'altro, sta nelle nostre corde, nelle pubbliche marinare, eccetera, Roma, dovremmo ricordarcelo. La logistica oggi rimette l'Italia al centro, esattamente come 500 anni dopo lo spostamento della configurazione del mondo ci aveva in qualche modo messo ai margini rispetto alla centralità dell'Atlantico. Adesso di fatto ritorna a essere centrale il Mediterraneo orientale, ritorna a essere centrale l'asse euroasiatico, ritorna a essere centrale le cosiddette vie delle sete e così via, e lì avremo un vantaggio enorme, non solo per l'Italia, non solo per portare le merci in Italia, ma per portarle in tutta Europa, o perlomeno in quella parte dell'Europa in cui la concorrenza dei porti del nord si fa meno sentire, che è proprio esattamente l'Adriatico, i porti dell'Alto Adriatico, l'Europa centrale, l'Europa orientale. La terza cosa è la creatività. Oggi, allora, 100 anni fa il contributo dell'uomo al lavoro era dato in termini muscolari, si chiamava forza lavoro. L'operaio scaricava sacchi di carbone, poi è diventato, come si può dire, informazione. Quindi adesso siamo ormai nella fase in cui conta la creatività. Se uno guarda, si guarda attorno e cerca di vedere quello che succede nel mondo, per esempio scopre che negli Stati Uniti ormai da alcuni anni hanno messo a punto delle cosiddette fotocopiatrici tridimensionali che permettono di realizzare dei pezzi uno diverso dall'altro. Ovviamente da questo punto di vista, come si può dire, l'avete anche voi, certo, non lo so, capito? E allora da questo punto di vista la cosiddetta creatività
è un valore aggiunto, e l'Italia quello ce l'ha di più, ce l'ha sicuramente di più dei paesi cosiddetti ex in via di sviluppo, e ce l'ha di più anche di altri paesi europei. Adesso ho citato tre esempi, ma io non vedo un punto in Italia, né nell'Accademia, né nell'Università, né nel CNR, né nelle cose in cui si discuta seriamente di queste cose qua. E si discuta seriamente di queste cose qua, ecco, chiudo alla fine. Alla fine la scelta, la questione è politica. Cioè, la questione è politica non per i politici, perché sono anche una delle caratteristiche della situazione italiana di oggi, è che la società italiana ha le tante spaccature a cui si è abituata nel corso di questi 50 anni, la spaccatura tra nord e sud, la spaccatura tra giovani e vecchi, la spaccatura tra questo e quell'altro, eccetera, eccetera, c'è anche una spaccatura tra la cosiddetta società politica fatta di quanto? Mezzo milione, un milione di persone, e il restante 58-59 milioni di persone che l'hanno tutti sui corpi, come si vede tutti i giorni. Se non si riesce in qualche maniera a ricoinvolgere almeno una parte, almeno delle elite imprenditoriali, accademiche e così via, in grado di, come si può dire, di affrontare un vero e proprio progetto per l'Italia, non c'è soluzione, non c'è soluzione. Il risultato finale, Monti ha fatto bene, è riuscito a guadagnare un minuto, forse una settimana, forse un mese, ma non risolve il problema di fondo. E naturalmente questo riguarda soprattutto il nord. Riguarda soprattutto il nord, dove la risposta politica non mi pare che sia stata quella adeguata, perché né Berlusconi né la Lega hanno rappresentato le risposte adeguate, e nemmeno il cosiddetto centro-sinistra è riuscito a trovare le risposte adeguate. Speriamo che ci vada bene. Grazie.